Nell'ultimo libro ci siamo spostati dalla campagna, quindi né animali della fattoria né verdure. Ho pensato di portare i bambini a fare un giro intorno al mondo con la giraffa. E Gli amici della giraffa contiene delle illustrazioni, adesso ve ne faccio vedere qualcuna, appunto, questi sono fenicotteri che troviamo anche in Sardegna, ovviamente, però qui in questo caso si parla di Africa, si parla anche di Sardegna perché non deve mai mancare nei miei libri. Questo è sempre in Africa, un coccodrillo. Qui le filastrocche sono scritte in lingua italiana, perché a differenza dei primi, questo non lo sentivo intimo. Ecco, ho scritto in sardo i libri che sentivo più intimi, quindi questa è roba, diciamo, esotica. Quindi l'ho scritta in italiano, l'ho fatto tradurre in lingua inglese e poi li ho anche riscritti in sardo. Quindi qui ci sono tre lingue, ho messo le bandierine apposta perché si capisca.